Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Allora eccoci in diretta, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento, appuntamento numero 8 di questa fortunata trasmissione, lo possiamo dire perché abbiamo un riscontro davvero che ci riempie di gioia, non solo sui social network ma anche a livello di indici di ascolto all'interno del nostro palinsesto, insomma è molto gettonato questo, come bene, si dice. Ecco, bene, quindi ciao. Ciao Greta. Ciao Massimo, ovviamente. Ciao, siamo felici. Sì, siamo all'ottavo appuntamento e insomma tra l'altro con un argomento anche bello importante, insomma dal punto di vista proprio del contenuto. Sì, questo è un argomento del quale si parla molto, sì. È un problema non indifferente, un problema anche difficile da inquadrare, per questo oggi abbiamo un ospite di tutto riguardo. Sì, ricordiamo che ovviamente ci stanno vedendo anche gli amici di Facebook, quindi attraverso la pagina Le Buone Pratiche potete condividere insomma il nostro contenuto e poi anche informarvi sui vari contenuti che appunto poi andremo a trattare. Dunque, per dovere di diciamo cavalleria, Elisa Marcheselli, presentiamola per prima, psicologa e psicoterapeuta, psicologa forense, criminale, investigativa ed esperta in cybercrime. E poi il nostro Fabio Frangipani, servizio comunicazione corporate di Extra. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la domanda un po' di rito, perché insomma occuparsi di un argomento del genere, perché raccontare questa buona pratica che oggi si chiama Guida Sicura Online, proprio un percorso che appunto ci porta un po' per mano per evitare tanti pericoli. Come abbiamo avuto più volte occasione di dire in questa trasmissione e in altre situazioni, Extra restituisce al territorio diciamo delle risorse in tanti modi. Un modo importante è quello, per esempio, di intercettare i bisogni del territorio e assecondare associazioni o altre strutture che lavorano, no, per la soddisfazione di questi bisogni. Nello specifico qui si tratta di web, e come abbiamo già messo in evidenza nell'altra trasmissione raccontando la buona pratica di Anche Io Uso Internet, Extra è attenta un po', diciamo, a tutte le generazioni. Quindi da quel punto di vista andiamo a soddisfare i bisogni delle persone over 65. In questo caso c'è un bisogno, anzi un rischio, diciamo, sì, specifico legato al cyberbullismo online. La proposta è stata di questa associazione è stata assolutamente interessante attraverso la dottoressa Marcheselli, e quindi per noi era raggiungere il nostro target dal punto di vista del marchio, ma anche rispondere a un bisogno effettivo e cercare di soddisfare questo bisogno. Allora Elisa che rappresenta in questo caso ovviamente, oltre che insomma una figura professionale davvero importante e interessante, questa associazione che si chiama ERA, se non sbaglio. Intanto è l'acronimo di Empathy Really Action, proprio per sottolineare che il ruolo importante dell'empatia, ovvero della capacità di sintonizzarsi con l'emozione dell'altro, è una chiave vincente per far fronte a questi fenomeni sociali. E quindi siamo attivi sul territorio, ringraziando appunto Extra e anche l'amministrazione comunale, l'associazione cattolica, che hanno appoggiato questo progetto per iniziare nelle scuole a fare una vera e propria opera di sensibilizzazione. Allora, ecco, Massimo, è un fenomeno che sta crescendo in maniera preoccupante, oppure diciamo che rispetto al passato si mette maggiormente in evidenza, cioè le persone lo evidenziano di più?
È pur vero che di bullismo si è sempre parlato, però il fenomeno del cyberbullismo è un fenomeno in crescita e ha dei pericoli diversi da quello del bullismo offline, diciamo così. Esistono proprio delle classi di età a rischio, che sono quelle dagli 11 ai 14 anni, e ci creano dei grossi allarmi. Per questo dobbiamo intervenire e essere pronti ad aiutare questi ragazzi a non incorrere in questi pericoli. Allora, ci dovremmo collegare a breve con il questore di Arezzo. Sì, intanto esatto, chiediamo ad Elisa un po' di darci un identikit, diciamo, del cyberbullo. Come si riconosce un cyber? Intanto questa parola cyber, che vuol dire? Esatto, cyber è il suffisso che sta a indicare l'uso delle tecnologie per poter dar noia, minacciare, denigrare, aggredire verbalmente una persona, la vittima, però utilizzando dei canali tecnologici, quindi da smartphone a cellulari, tablet, internet e via dicendo. Il profilo del cyberbullo è differente da, appunto, il bullo, perché è una persona che ha dei gravi problemi anche a livello sociale nella propria realtà, e quindi si rifugia in questi meccanismi tecnologici per, in un certo senso, utilizzare un'aggressività che non possa essere vista perché c'è il filtro, certo, della tecnologia. E quindi il cyberbullo ha delle caratteristiche diverse dal bullo, che sfocia nelle proprie attività reali, la propria aggressività, e per questo bisogna fare attenzione per i meccanismi psicologici che ne stanno alla base. Volevo soltanto dire che per noi la cosa è stata interessante, al di là degli aspetti teorici, perché è stata una vera e propria applicazione. Si è trattato di un corso fatto all'interno di una scuola, la 4 novembre se non sbaglio, e quindi vuol dire applicare proprio un qualcosa per portare un beneficio effettivo a una parte della popolazione, in questo caso ai ragazzi della scuola. Ecco, quindi, tanto per, diciamo, capire meglio di che cosa è stato questo progetto, non è stata, diciamo, una giornata informativa, pur utile, per carità, perché poi c'è stata adesso la giornata mondiale contro il cyberbullismo, abbiamo visto nelle scuole la polizia postale che appunto siamo sulla notizia. Ecco, siamo assolutamente sulla notizia. Però, ecco, Fabio parlava di un corso, quindi proprio dei moduli che i ragazzi hanno seguito e che hanno, insomma, a cui hanno partecipato. Esatto, mi preme sottolineare che il progetto che noi portiamo avanti con l'associazione, fatta da me e da altri colleghi esperti in questo campo, propone proprio un progetto che ha una continuità temporale nell'arco scolastico, quindi indaga tre livelli principali: quello dei docenti, degli insegnanti, degli alunni e dei genitori, per aiutare a dare delle informazioni educative e degli strumenti di intervento per prevenire soprattutto questi tipi di fenomeni. Allora, abbiamo in linea il questore di Arezzo e diamo il benvenuto al dottor Bruno Failla. Benvenuto. Buongiorno. In trasmissione. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottore, quanto dobbiamo preoccuparci di questo fenomeno? Ecco, il quadro aretino, insomma, qual è dal suo punto di vista? Sì, vabbè, il quadro aretino non... Rileviamo che nel 2017 non ci sono state denunce riferibili al cyberbullismo, se mi permettete io lo chiamo più bullismo elettronico, però questo è un dato che va interpretato, nel senso che il dato nazionale ci dice che 7 ragazzi su 10 non ne parla con gli adulti, ecco. E soltanto nei casi più eclatanti, dove l'azione è molto più invasiva, molto più massiva, ne riferisce appunto ai genitori, ai professori e quant'altro. Quindi lei dice le denunce fanno fatica anche ad emergere sostanzialmente? Ma fanno fatica ad emergere anche perché ci sono delle caratterizzazioni molto particolari. C'è una, quando parliamo appunto di bullismo elettronico, di una condivisione senza filtri, c'è poca consapevolezza dei rischi nei ragazzi. Per cui questo è un ambito da attaccare fortemente, sia a livello preventivo con la collaborazione degli altri enti e le istituzioni, fare rete, fare prevenzione, e chiaramente poi ci sono strumenti di repressione che la denuncia, che quindi dà il via a un'azione penale, a un processo. Ma la novità che va segnalata è quella che ha funzionato molto in altri ambiti, mi riferisco all'ammonimento del questore, una misura tipica, sì, del questore, che per esempio per lo stalking ha dato ottimi risultati. Dalla 71 del 2017, la legge del 29 maggio
del 2017 appunto è stata introdotta la possibilità di applicare anche al bullo o al cyberbullo, al bullo elettronico, la misura dell'ammonimento, quindi chiaramente al minore accompagnato da un esercente della potestà genitoriale può essere appunto applicato la misura dell'ammonimento, che ripeto in altri ambiti ha funzionato molto, ha ridotto fortemente la casistica. Però la prevenzione e la collaborazione tra gli enti e le istituzioni è fondamentale. Fare rete, informare, fare cultura, formare. Segnalo appunto che la sezione di Arezzo della Polizia Postale e delle Comunicazioni ha fatto un grandissimo lavoro negli ultimi anni e in particolar modo nel 2017 ha avuto più di 15 incontri con istituti scolastici di Arezzo e provincia. Quindi sì, uno tra l'altro di un paio di giorni fa, noi eravamo presenti con le nostre telecamere, usciva proprio quello che dice lei, cioè che i ragazzi non hanno, dai ragazzi stessi, non hanno proprio la consapevolezza della pericolosità dei dati, ma soprattutto delle loro immagini, quindi molto si lavora anche sulle foto, sui video che i ragazzi condividono e per i quali non hanno la consapevolezza. L'ultimo 6 febbraio scorso l'ultimo intervento. E questo è fondamentale, riuscire a fare opera di sensibilizzazione, informare, documentare, rendere edotti e partecipi dei rischi e delle possibilità. Quindi questo c'è, questa collaborazione tra la Polizia di Stato e le altre enti istituzioni, continueremo da parte nostra a sostenerla e laddove fosse necessario anche a procedere a un'attività stretta di contrasto e di repressione. Bene, possiamo allora salutare il questore e ringraziarlo di questo prezioso contributo. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Insomma, esce appunto un dato, io in questo caso ragiono più da madre che da giornalista, veramente terrificante, cioè questi ragazzi che condividono le loro foto, le loro immagini, non tanto il dato, cioè il nome piuttosto, perché poi sappiamo benissimo che purtroppo, e questo ovviamente devono essere invece i genitori a vigilare di più, quindi magari possiamo dargli degli strumenti, spesso loro cioè, mettono dati irreali, quindi della data di nascita, perché poi non potrebbero in realtà nemmeno accedere ai social network, dico bene? I limiti di età che appunto sia Facebook che Instagram le predispongono e sono 13 anni, invece i dati statistici ci dimostrano che i primi account vengono fatti a 9 anni e quindi purtroppo ci vuole un monitoraggio della famiglia. Inoltre l'aspetto che dicevamo prima, che il questore sottolineava anche della diffusione del materiale personale di foto e video pubblicati, il cyberbullismo sappiamo che è collegato con un altro fenomeno che è quello del sexting, cioè pubblicare delle foto diciamo a sfondo sessuale che ragazzi inconsapevoli di questo danno che possono riavere a livello di reputazione personale diffondono online. Okay. Ecco, questo è un aspetto molto molto inquietante e che cresce, io insomma, leggo in continuazione denunce, situazioni che vengono a crearsi insomma poco piacevoli per questo aspetto, vero? Sì, proprio perché a monte c'è una inconsapevolezza e un'incoscienza di quello che può accadere online. Si parla di viralità, ovvero una foto può fare il giro del mondo in pochi secondi e i ragazzi non sono ancora consapevoli di questo aspetto, quindi è importante informarli, anche perché oggigiorno quello che noi pubblichiamo in rete rimane, non possiamo eliminarlo, anche se si pensa di poterlo cancellare in qualche modo, ma non è possibile perché rimane nella memoria dell'etere, e quindi è importante avere una correttezza morale e etica in tutto ciò che facciamo nei nostri profili social. Sì, anche perché il diritto all'oblio è appunto qualcosa di un'utopia. So che c'è un altro ospite, sì, però esatto. No, quello che volevo dire magari nel frattempo che ci colleghiamo, che sì. A me una parola importante che ha usato appunto quest'ora prima è quella della consapevolezza, e questo diciamo è un lavoro culturale che deve essere fatto sulle nuove generazioni, ma secondo me il perimetro di questa consapevolezza non si limita soltanto al ragazzo, ma abbraccia anche la famiglia, che anche quella è un presidio, ma non in senso
collettivo, come si usa dire, no? Dal punto di vista sociale, proprio no, è un presidio anche psicologico. Ora, certo. Nel senso, la soluzione di questo problema, a mio avviso, è un combinato tra quello che culturalmente percepisce il ragazzo, ma quello anche che culturalmente percepisce, apprende, insegna la famiglia. Quindi, diciamo, come il nostro, sì, un progetto d'alleanza fra comune, anche la soluzione di un problema, di questo problema, deve essere un progetto di alleanza famiglia, ragazzo, scuola e via discorrendo. Esatto, è importante informare anche i genitori, che hanno proprio una responsabilità anche penale su tutto quello che fanno i propri figli minorenni online. Ecco, oltre a quella allora, morale. Adesso abbiamo Guglielmo Gulotta, che è un avvocato psicologo, professore ordinario di psicologia, attivo nel campo della psicologia giuridica. Allora, noi abbiamo pochi istanti per quanto riguarda la prima parte, direi ora una battuta veloce, poi la riagganciamo nella seconda. Intanto grazie per essere in nostra compagnia. Ecco, il profilo giuridico, no, del cyberbull, cioè che cosa rischia una persona, un ragazzo, seppur minorenne, insomma, se compie questi atti? Guardi, io siccome intervengo solamente adesso, non so che cosa è stato detto finora. Non so se è stato detto che dal 29 maggio del 2017 c'è una legge numero 71 che prevede a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Quindi diciamo che ha avuto una nuova organizzazione legislativa. Certo. Intanto è importante, non so se c'è stato detto, la definizione di cyberbullismo. Sì, questa un po' l'identikit l'abbiamo un pochino già affrontato. Volevamo capire più che altro proprio a livello penale, insomma, poi adesso Elisa ricordava anche le responsabilità dei genitori, ecco, di che cosa si rischia, perché poi magari ci si nasconde dietro a una tastiera. Però un attimo, non so se dobbiamo fermarci per la pausa, sì, ce lo dice dopo la pubblicità. Ecco, chiediamo un briciolo di pazienza. Un secondo e naturalmente diamo appuntamento tra pochi istanti. Grazie. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci alla seconda parte, ovviamente ci sarebbe bisogno di una trasmissione di due ore forse, sì, per affrontare. Sì, l'argomento lo meriterebbe. Fra l'altro questa problematica, Greta, è venuta fuori proprio nella riunione di redazione che abbiamo avuto, no? Sì, è venuta fuori una mole di situazioni che veramente da inquadrare occorrerebbe veramente tantissimo tempo, e insomma, quindi chiediamo scusa ai nostri interlocutori e anche ai nostri radioascoltatori e ai nostri telespettatori, insomma, che ci seguono. Allora, stavamo parlando Guglielmo Gulotta. Allora, chiedo scusa dell'interruzione, insomma, volevamo cercare di capire quali sono, soprattutto anche quelle introdotte, insomma, dalla nuova legge, quali sono le misure nel caso in cui un cyberbullo venga penalmente condannato, diciamo. Già detto che il fenomeno riguarda la pressione, aggressione, molestie, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, acquisizione illecita di dati, realizzati per via telematica, il cui scopo sia intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore, un gruppo di minore, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Perché è molto importante che venga definito esattamente qual è l'ambito in cui rientra questa norma che è stata introdotta, lo ripeto, nel maggio del 2017, numero 71. Che cosa succede? Che siccome si è constatato che questi fenomeni sono molto, molto estesi, il legislatore italiano ha inteso intervenire. Pensate che in una ricerca fatta recentemente dall'Università Cattolica e da una cosa, diciamo, a carattere europeo, incrociando i dati, a ritenere che alcuni più giovani ritengono
accettabile l'odio verbale in rete l'8,8% dei nostri giovani. E la sensibilità sul tema è dimostrata anche rovesciando la classifica. La contrarietà alla violenza è bassa, varia a titolo, a un valore di almeno il 7%. Cioè i giovani sembra che, nascosti da una tastiera, almeno una parte di loro, ritiene che in fondo la cosa non sia grave. È per contrastare tutto questo che nasce questa legge in cui, primo, si può ottenere che venga oscurato il web, questo rivolgendosi al sito dove, di internet, dove le cose sono pubblicate. Poi c'è un ammonimento da parte del questore. Voi so che avete parlato col questore, immagino che vi abbia detto che lui può, dei ragazzi che sono più di 14 anni, prima che venga proposta una querela, lui li può ammonire davanti ai genitori, e questo per responsabilizzarli. Poi ci sono il ruolo della scuola nel contrasto del ciberbullismo, perché sono previsti che i presidi organizzino delle cose, che ci sia un insegnante che sia responsabile di atti che possa constatare che ci sono atti di bullismo, e per questo intervenire. C'è addirittura un tavolo tecnico organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prevenzione e il contrasto al ciberbullismo. Questo è per dire qual è l'ampiezza di questa norma e la importanza con cui è stato preso questo fenomeno. Questo ovviamente appunto riguarda soprattutto la prevenzione, però ecco, questa misura dell'ammonimento del questore, ci diceva il questore stesso che sta dando degli ottimi risultati. Allora possiamo credo salutare il nostro ospite, sì, ringraziarlo. Sì, grazie mille, grazie per professore, aver partecipato attivamente a questo nostro appuntamento, e proseguiamo. E nel frattempo abbiamo cambiato gli ospiti. Dobbiamo presentare i nostri nuovi ospiti. Allora abbiamo la professoressa Elisabetta Batini, referente del cyberbullismo per la scuola 4 novembre. Buongiorno. E poi abbiamo una studentessa, sì. Come ti chiami? Daniela. E anni? 13. Quindi terza media. Avvicinati appena appena al microfono, così ti sentono meglio. Io coglierei subito la voce, anche perché è un pochino cogliamo emozionata, palla, e abbiamo detto che non si morde, però glielo dobbiamo anche dimostrare. E senti, abbiamo sentito dire che insomma il problema più importante è che voi ragazzi non vi rendete conto della pericolosità. È così o no? Sì, è così. Infatti grazie a questo progetto mi sono resa conto di alcune cose che facevo che erano sbagliate, e infatti ho smesso di farle. Tipo ho disinstallato qualche app di social che magari li utilizzavi frequentemente? No, non le utilizzavo tanto frequentemente, però le utilizzavo qualche volta, soprattutto d'estate, quando magari non avevo i miei compagni, quindi le utilizzavo per magari mettermi più in contatto con loro. Ecco, c'è un po' il fatto della noia, dell'annoiarsi, quindi alla base dell'utilizzo così, lo chiedo proprio a te che sei insomma una ragazzina, così importante dei social network, ma anche del videogame, qual è il problema? È come dire, riempire il tempo? Sì, è proprio riempire il tempo, magari quando ci si annoia, invece che leggere un libro prendiamo il telefono e iniziamo a guardare i social. E quindi ora tu prendi un libro. Voglio sperare, comunque insomma non siamo qui per fare assolutamente il processo a lei, perché poi diventa un po' una, però insomma tu hai partecipato a questo progetto. Sì, sì. Ecco, che cosa, quali sono stati i concetti che ti sono rimasti da questa esperienza? I concetti fondamentali che non bisogna postare foto che poi dopo possono magari possono diciamo dopo far parte di persone che magari dopo iniziano a guardarci e magari dopo possono crearsi anche cose peggiori, e poi anche insomma un utilizzo più consapevole, sì, di questi strumenti. Ovviamente non si può pensare che non li usino, perché sono nati praticamente con il cellulare in mano, insomma, i ragazzi del 2000, però ovviamente bisogna dargli gli strumenti. E Massimo, prego. Diciamo che poi su YouTube si trova un po' di tutto, gli esempi non sono dei migliori, no? Vero? Sì, è vero. Sulla rete insomma si trova un po' di tutto. Sì, sì, si può trovare di tutto, si possono trovare anche cose magari che non sono adatte alla nostra visione. Allora, no, che spingono anche all'emulazione, purtroppo. Sì, sì,
Sì, è verissimo. La professoressa, volevo sentire anche la sua voce. Sì, penso che il microfono possa essere quello. E, insomma, collaborare ad un progetto di questo tipo, ricordiamo il titolo, che si chiama Guida Sicura Online. Intanto speriamo che non sia un'unica esperienza, perché poi ovviamente tutte queste informazioni a più ragazzi / famiglie le trasferiamo, e più è probabile che il fenomeno diminuisca. Però ecco, come scuola, come corpo docente, qual è stato l'impegno in questo progetto? Allora, senz'altro la nostra scuola ha accolto con molto favore l'iniziativa, perché di anno in anno sempre cerchiamo di aggiornare i ragazzi e noi stessi. Noi rispetto ai ragazzi siamo di un'altra generazione, e una cosa interessante sicuramente è stato il rapporto tra l'esperta e i docenti. Alcuni docenti, tutti i docenti non sono nativi digitali, ma alcuni hanno molta difficoltà veramente con l'accesso alla tecnologia, e invece la cosa importante è stato non chiudere gli occhi, ma veramente aggiornarci anche noi come corpo docente, e parlare la stessa lingua dei nostri ragazzi, per non demonizzare niente, ma per formare veramente dei cittadini consapevoli. Ecco, sì. Elisa. Anche grazie alla collaborazione con la professoressa Battini abbiamo potuto somministrare dei questionari per avere anche dei dati proprio di come questi ragazzi utilizzano questi dispositivi elettronici e la consapevolezza che hanno di questo fenomeno del cyberbullismo. Quindi abbiamo ricavato anche dei piccoli dati che possono essere comunque utili per cercare di creare sempre un'onda di sensibilizzazione, informazione e di prevenzione, perché sappiamo bene che quando succedono dei fatti lasciano delle cicatrici che poi rimangono per tutta la vita, quindi è sempre meglio evitare anziché dopo ritrovarsi in una situazione da gestire. Ecco, tu parlavi prima che alcuni profili social vengono attivati addirittura da bambini, perché non si può neanche parlare di ragazzini, di 9 anni. Ecco, questo è spaventoso, però qual è lo strumento da dare in mano a un genitore perché questo non accada? Soprattutto dove sono i genitori in questo caso? Sì. Esatto, innanzitutto è importante chiarire che non si torna indietro, ovvero la tecnologia c'è e va saputa gestirla, e i genitori devono imparare a navigare con i propri figli. Quindi prima che un ragazzino inizi da solo a inoltrarsi nel mondo dei social, è il genitore che gli deve far capire quali sono i pericoli e quali sono le giuste modalità per comunicare a livello sociale. Poi esistono i famosi parental control, che sono delle limitazioni che si possono attivare. Esiste la helpline dei social, quindi sia di Facebook che di Instagram, che spiega molto bene quello che bisogna fare e qual è l'atteggiamento etico morale da poter sostenere. Ricordiamo che i genitori hanno una responsabilità penale, e questo deve comunque smuovere le loro coscienze a far sì che loro stessi debbano iscriversi nei social per controllare i propri figli nella maniera giusta e regolare. Ultimi 3 minuti di trasmissione ci fanno così, ci dicono così. Sembrava quasi una benedizione. Esatto, sì. No, però in realtà erano i 3 minuti che mancavano alla fine della trasmissione. Ecco, per capirsi, questo progetto avrà un futuro? Perché io, insomma, da genitore spero proprio di sì. Guarda, fortunatamente abbiamo un calendario che arriva fino al 2020, quindi abbiamo trovato il supporto di tante amministrazioni comunali, comunque collaboriamo con gli enti del posto, polizia postale, via dicendo, e con i miei colleghi Roberta Rachini e Alessio Pieri siamo attivi nella vallata sia aretina sia della Val di Chiana e oltre, e lo facciamo proprio come una missione, perché crediamo in questo e siamo specializzati in questo, e i nativi digitali devono diventare una forza della nostra società e non una piaga, come invece sta avvenendo sotto tanti aspetti sociali. Siamo convinti che un'informazione e dei giusti strumenti da dare sia a livello educativo, alla scuola, sia ai genitori a livello di trasferimento di comportamenti corretti possa essere una buona soluzione. Io credo che il lavoro maggiore debba essere fatto sui genitori, no? Perché esatto, sostituirsi ad essi è difficilissimo, e poi i ragazzi, bene o male, anche in questi progetti restano poco a vostra disposizione. Poi il resto della giornata sono a stretto contatto con i genitori, da loro che deve partire il buon esempio. Esatto, purtroppo non sempre è possibile, esistono dei contesti familiari molto complicati, però Daniela è un esempio di una ragazza molto attenta e brillante, come lei ce ne sono tanti altri, e devo dire che il tessuto anche dei ragazzi è molto recettivo, ascoltano volentieri e assimilano bene le regole che poi devono rispettare. Manca l'ultimo minuto, posso chiedere a Daniela di fare un invito ai tuoi coetanei
coetanei che ci ascoltano, ora ce ne saranno pochi perché sono a scuola, ma poi nelle repliche, a denunciare, a parlare con i genitori, con gli insegnanti, con le persone grandi, con gli adulti, se qualcuno ha un problema. Ce lo puoi fare questo invito? Sì, ragazzi, se vi capitano questi fatti, ditelo subito ai genitori o ai professori che vi possono aiutare e possono, possono fare smettere questo fenomeno. Oh, bene, allora, mi sembra un appello a un futuro, la ragazza ha un futuro. Sì, il radio quantomeno, poi vediamo. Alla grande. Allora, siamo purtroppo giunti alla fine anche di questa ottava puntata. Ringraziamo tutti coloro che sono stati in nostra compagnia, grazie, che ci hanno accompagnato attraverso questo breve cammino, ma breve ma intenso. Intenso. Prossima settimana energicamente, visto, studiato. Dobbiamo studiare. Va bene, quindi appuntamento, e ricordiamo che ovviamente questa sera alle 21, 214 con Arezzo TV. Grazie. Bene, grazie a tutti. Ciao ciao. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente.